Come sapete, il Parco archeologico di Mileto è l'unico medievale esistente in tutta la Calabria, quindi ha una notevole importanza sotto un profilo archeologico. E la sede, il sito della Mileto antica, ha una certa rilevanza perché il conte Ruggero il Normanno nel 1081 riuscì, dopo la sua attività di conquista del mezzogiorno d'Italia, compresa la Sicilia, a rilatinizzare tutte le chiese del meridione, e quindi praticamente fissò a Mileto la sua dimora, la sede della sua contea, dove fece costruire questa abbazia della Santissima Trinità, che sulla base degli studi storici compiuti dal nostro professore Giuseppe Occhiato si è rivelata dal punto di vista architettonico molto importante, perché antesignana di altre cattedrali e di altre basiliche e di altre chiese che sono state edificate poi nel sud Italia dai Normanni. Quindi Mileto in quel periodo assurgeva a sede della contea, capitale di un regno del sud, quindi era molto importante. E a Mileto è nato Ruggero II, che poi divenne re di Calabria e di Sicilia, e fu incoronato a Palermo, e a Mileto vennero in visita anche i papi e San Bruno e altri personaggi famosi dell'epoca. Insomma, un sito molto importante che attraverso una serie di campagne archeologiche fatti in collaborazione con il BIMPACT e soprattutto anche con la collaborazione di questa associazione Minemosine che si interessa della gestione del parco, stiamo cercando di rilanciare, ripeto, attraverso un contesto di rete di tutti i beni, della valorizzazione di tutti i beni della provincia di Vibo Valenza. È interessante quindi sapere che sotto le mura della Abbazia Santissima Trinità, fino al 1783, era sepolto conte Ruggero il Normanno, fratello di Roberto il Guiscardo. Poi purtroppo, per gli eventi del terremoto del 1783 devastante, Mileto è stata rasa al suolo e quindi praticamente il sito della Mileto è stata spostata a 2 chilometri di distanza dove attualmente si trova. Ma quel sito è molto importante perché è dell'epoca storica di Gerace, e sulla base anche degli studi compiuti vi erano molte chiese importanti, tra cui la Chiesa della Cattolica, dove si continuava a celebrare, nonostante la rilatinizzazione delle chiese del Meridione, il rito bizantino, così come avveniva alla Cattolica di Stilo e alla Cattolica di Reggio Calabria. Quindi erano 3 esempi unici nel territorio calabrese. I beni rinvenuti nelle varie campagne di scavo si trovano essenzialmente esposti al Museo Statale di Mileto, che è sito presso la via Episcopio, in locali concessi dalla Curia Vescovile, all'interno dei quali locali c'è questa esposizione molto bella e importante, dove si rinvengono anche delle monete di epoca normanna, perché Mileto era sede della zecca dei Normanni, e quindi praticamente ci sono dei follori, bifollori o trifollori, che erano appunto le monete normanne che venivano coniate proprio nel sito della Mileto Vecchia. Quindi vi invito anche a visitare, quando verrete a Mileto, non solo gli scavi archeologici attraverso appuntamento con l'associazione Minemosine, ma anche negli orari normali di ufficio il Museo Statale di Mileto in via Episcopio accanto alla Basilica Cattedrale. La giornata del 27 luglio per me, come sindaco e per la mia amministrazione, è molto importante, perché riteniamo che la cultura debba essere il veicolo attraverso cui far progredire le nostre comunità. Noi ci stiamo impegnando moltissimo su questo settore, abbiamo dei progetti importanti per il territorio che sono di ampio respiro, e quindi vi faremo conoscere questi progetti in seguito. Uno tra tutti, vorremmo istituire insieme alla Regione Calabria, lo chiederemo all'assessore Spirlì di collaborare, ma sicuramente ci sarà la sua collaborazione, un centro studi normanni, proprio perché Mileto, come capitale della contea, ha necessità di avere un punto di ritrovo
di approfondimento della storia normanna, per creare insieme un percorso turistico, culturale e anche religioso. E su questo punto di vista mi riferisco non soltanto alle chiese di competenza della diocesi di Mileto, ma mi riferisco anche al fenomeno spirituale di Natuzza Evolo, che a due passi da Mileto, a Paravati, come ben conosciamo. Quindi un percorso turistico, religioso, culturale che sia da sprone per un progresso di tutta la provincia di Vibo Valentia.